Salve a tutti, oggi sono in una casa di samurai a Kanazawa. Intanto state vedendo qui fuori, mentre stavamo arrivando, si chiama Nomurakei ed è appunto a Nagamachi, che è il quartiere dei samurai. Adesso vi faccio vedere una residenza, un samurai. Salutiamo Leonardo, ma soprattutto Ciao a salutiamo la zia tutti, di sia Pietro, Vincent. Carmen. Sì, Ciao Carmen. Attento, perché lo c'è. capisco. Quindi questo è dove mettevano teatrali per. Allora, questo qua cambia generalmente da stagione a stagione. Questo qua io spesso cioè non lo so leggere, una cosa del genere. E questo c'è qui, c'è scritto Maeda, è il nome del clan che dominava Kanazawa, che aveva insomma dei signori feudali qui di Kanazawa. Mentre qui fuori c'è il giardino. Eccola qua. Daimyo, Daimyo, sì. Ecco qua. Sì, questo è molto bello, devo dire, una casetta così vale un sacco di soldi, tra l'altro. Anche di qua c'è il giardino. Questo è il Butsudan che vi dicevo l'altro giorno, quello che hanno sempre in casa anche le persone con il campanellino e per dare una botta lì alla ciotola e si prega. Andiamo di qua. Pensavo fosse più caldo qui dentro. Ma ci sono anche i pesci. Ah, guarda che pesci enormi. Mamma mia. Enormi, sì. Ma guarda, sono veramente grandi questi qui, eh. Bisogna stare attenti alla testa qui, eh? Questo è basso, effettivamente. Qui si va alla sala da tè, se non sbaglio, no? Sì. Mi ricordo bene, sì. È stato qualche anno ormai, prima del Covid, venivo 3 volte l'anno. Allora, quando si entra nella sala della cerimonia del tè, la porticina è bassa, perché siamo tutti uguali. Ecco qua, vedi? C'è da scendere qua, eh? Avete visto che carpe che ci sono, quanto sono grandi laggiù? Enormi sono. Andrea, che voleva portare La la felpa. felpa, mi ha chiesto se volevi No, portare la felpa. direi che non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno, no, decisamente no, no. Per il prossimo passare dalle montagne, cioè quello è vero, per arrivare qua si passa dalle montagne. È tutta una galleria, infatti, cioè, per 3 quarti del viaggio si fanno in galleria per arrivare a Kanazawa. E molto spesso nella zona di Nagano nevica tanto. Quindi è vero che bisogna portarla, ma solamente a aprile-maggio ancora ci vuole, però ora no, ora. Sì, 90, 90, No, non no, gli elementi che cambiano stagione a stagione. E anche una bella vista qua. Bello. Andiamo al museo di qua dove c'è la parte delle armi. Qui avevo già fatto un video qualche anno fa, ma. Grande. Anzi, le lame della katana. Queste sono del periodo Edo, 1603-1868. Queste sempre due, vabbè, saranno tutte più o meno del periodo Edo. Questo è proprio tipico di Kanazawa. E poi questa arancione. Poi c'ho i soldi. Guarda, cavolo, quanti sono. Ci attirano qui quindi, no? Sì. Dai, ti portiamo. No, scherzo ovviamente. No, ma questo è un negozio di ristorante. Questo non è cambiato niente, da quando l'ultima volta che sono venuto.
ci abitano qui, quindi, no? Sì. Allora, siamo usciti qui dalla cassa che è qui dietro, è scritta anche qua, vedete? Questa scritta qua, Nomura Kei. E questo è proprio Nagamachi, proprio il centro di Nagamachi. Guardate bellino che è. Questo è l'antico quartiere qui di Kanazawa, dei samurai, con varie case samurai. Nomura Kei è la più importante di tutti quanti. Vedete, qua scorre, c'è il fiume che scorre qui nel mezzo. Adesso andiamo a Kenroku-en, però quello lo vedrete poi in un altro video. E qui c'è anche, non so se farò un video più avanti, il gelato Coloro. C'è praticamente un cono gelato con la vaniglia e la foglia d'oro sopra commestibile. Ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao.